Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Con l'arrivo di gennaio si torna a parlare di calciomercato e oggi finalmente parliamo del primo acquisto della sessione invernale del Benevento, Fabio De Paoli. Terzino destro classe 1997, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni dalla Sampdoria. Come abbiamo già detto, è un giocatore classe 1997 e un giocatore over quindi bisogna fare posto nella lista, prendere il posto di Cristian Maggio, che è in scadenza di contratto, è un serbatoio in casa ormai e probabilmente verrà ceduto o verrà rescisso il suo contratto. Ma adesso conosciamolo meglio ripercorrendo tutta la sua carriera. È cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona dal 2008 al 2016, dove poi è diventato professionista, collezionando in 3 stagioni con la maglia del Chievo Verona in Serie A ben 58 presenze. Poi nella sessione estiva del calciomercato del 2019 passa per 5 milioni di euro alla Sampdoria, dove colleziona 31 presenze. Poi in questa prima parte di campionato la Sampdoria l'ha mandato in prestito secco all'Atalanta, dove ha collezionato 8 presenze, 7 in campionato e 1 in Champions League, debuttando in Champions League contro il Liverpool. Ha indossato anche la casacca della nazionale Under 21 italiana, collezionando 6 presenze e una rete. Come caratteristiche tecniche è un giocatore molto agile e molto veloce, molto bravo a recuperare palloni, può giocare in diversi ruoli del campo, terzino destro, esterno di centrocampo a destra, esterno offensivo a destra e centrocampista centrale, quindi molto duttile per la rosa di Inzaghi, secondo me. E che dire alla fine? È un buon colpo da parte del DS Foggia per il Benevento, un giocatore di medio-alto livello che può dare tanto al Benevento, tanta esperienza, tanta qualità. E speriamo che ci siano altri colpi di mercato per il Benevento. E ricordate, con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.